ma non per l'Adelpino che rimane indietro, sbaglia Pratolina in fase di allineamento. La macchina lancia i concorrenti, con all'interno Penelope Trio, all'esterno Perla di Roberto, poi nel numero 2 di Principe Man ha sbagliato anche Pato Bonest, sia Pratolina che Pato Bonest in errore, ma al comando così Penelope Trio che ha respinto Perla di Roberto, poi Principe Man, Penelope sbaglia anche Pipers, corsa con diverse rotture, adesso Penelope Trio ha rallentato il ritmo decisamente, infatti i primi 400 di gara vengono passati in 29.8. Penelope Trio, Perla di Roberto, Principe Man, Pelé del Pino, questi quattro sono rimasti e adesso si arriva ai 600, come si vede da questa telecamera particolare, con Giancarlo Morelli che al comando sta rallentando e addormentando il ritmo. Sotto le tribune per il passaggio. Penelope Trio, Perla di Roberto, Pelé del Pino a questo punto deve muovere, perché davanti si va sempre a ritmo blando, Perla di Roberto fa un po' di mezza ruota, però rimane lì, poi Principe Man, quando i cavalli vanno adesso al passaggio al chilometro, Renato Legati fa avanzare Pelé su Penelope Trio che cerca la reazione, Pelé del Pino però dà il parziale sulla retta opposta alle tribune, mette a dura prova la battistrada Penelope Trio che cerca di reagire, adesso Penelope Trio forza ancora i tempi ma finisce Penelope Trio, riprende in mano Renato Legati sulla curva, memore delle ultime due rotture con Penelope Trio che sta coprendo comunque Penelope Trio, poi parla di Roberto e Principe Man, retta d'arrivo con Penelope Trio che ha evitato l'errore sulla curva, adesso riprova l'attacco a Penelope Trio che cerca di reagire ma Pelé del Pino sta passando, Pelé del Pino che va a vincere facile, 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 mentre per il secondo posto è ancora Pelé del Petrio che tiene a bada Perla di Roberto.